100 anni di storia da onorare nel migliore dei modi. Esattamente un secolo fa il calcio sbarcava a Barletta per dar vita ad un'avventura ricca di emozioni, con gli anni ruggenti della Serie B e quelli bui del calcio dilettantistico, tutti però caratterizzati dalla passione di una città che non ha mai abbandonato i propri colori. All'alba del 2022 l'unione tra società, tifo organizzato, tifosi comuni, associazioni e cittadini ha dato vita al comitato Barletta dal 1922 per sempre, presieduto dall'avvocato Francesco Sfrecola, numero uno del club dal dicembre 2006 al 2011. È una ricorrenza molto importante, 100 anni di storia di una società sportiva come il Barletta, abbastanza prestigiosa, e quindi alcuni tifosi che frequentano la curva hanno chiesto la collaborazione mia e di altre persone per poter aiutare la società, coadiuvare la società nell'organizzazione di questi eventi che possono portare solo lustro al Barletta Calcio. Tante le iniziative che il comitato intende mettere in campo per onorare un club che con 4 campionati di Serie B e 38 di Serie C è all'83° posto in Italia per tradizione sportiva. È partita la consegna delle tutine ai nuovi nati nel 2022, che è una cosa molto bella. Ci sarà la maglia celebrativa, ci saranno altre mostre fotografiche e altri eventi simili, e poi si pensa di organizzare una bellissima serata che preveda la premiazione di vecchie glorie del Barletta in tutti i campi, dalla dirigenza ai giocatori, allenatori. Sarà una cosa molto bella. Auguriamoci anche con il fatto del Covid di poterlo organizzare nel miglior modo possibile. Dal presidente Sfrecola, emozionato per l'incarico ricevuto, l'appello a tutta la cittadinanza. Il Barletta ha bisogno del calore di tutti. Mi sono molto onorato di questa decisione dei ragazzi che hanno avuto questa idea di mettermi a capo come, almeno solo sulla carta, come presidente, perché siamo tutti uguali alla fine, tutti collaboreremo, tutti senza essere pagati ovviamente, tutti questa iniziativa è senza fini di lucro e quindi serve solo a poter trovare dei fondi. Io faccio un appello a tutti i barlettani, specialmente al tessuto produttivo, anche una piccola somma da destinare a questo per poter arrivare a organizzare un evento nel miglior modo possibile, perché sono emozioni che riguardano tutti i barlettani, 100 anni di storia sono importantissimi.